primo appuntamento a Palazzo del Pegaso con 50 presidenti di consigli comunali toscani per dibattere sul presente e futuro delle assemblee elettive. L'incontro si è svolto nella sala consiliare di Palazzo del Pegaso ed è nato su iniziativa del presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo, condiviso con l'ufficio di presidenza. Io ho voluto fortemente questa iniziativa, sono presenti davvero tantissimi presidenti dei consigli comunali per mandare un messaggio. Noi abbiamo bisogno di più democrazia, la democrazia passa attraverso le assemblee legislative, passa attraverso i consigli comunali. In un tempo in cui c'è l'elezione diretta dei sindaci, dei presidenti di regione, che dà stabilità, pian piano il ruolo delle assemblee ha perso un po' di significato. Invece oggi essere qui è per rilanciare il ruolo delle assemblee, è un ruolo importante perché i consiglieri comunali, i consiglieri regionali sono eletti dai cittadini con le preferenze, sono davvero il punto di contatto più vicino delle istanze che arrivano dal territorio. Ai presidenti dei consigli comunali il compito di far funzionare ancora di più, meglio le assemblee legislative, il compito di condividere da parte nostra buone pratiche, perché ogni amministrazione e ogni consiglio comunale svolge le proprie sedute anche in modalità differente, invece in realtà è tempo di uniformarle il più possibile, è tempo di spiegare anche ai comuni più piccoli che ha un valore avere un presidente del consiglio comunale che può sostenere il lavoro di un'assemblea legislativa. Il consiglio comunale è il cuore pulsante della vita democratica, questa è la riflessione da cui dobbiamo muovere per dire che il consiglio comunale non può limitarsi, il consiglio comunale ma neppure il consiglio regionale ha un ruolo di mera ratifica. Ci deve essere veramente un sempre maggiore coinvolgimento nelle istanze fondamentali dei consigli comunali che rappresentano tutti i cittadini. Questo noi dobbiamo avere proprio un'attenzione molto vigile sul potenziamento del ruolo del consiglio comunale. Credo che la nostra carta costituzionale sia una delle carte più belle al mondo e al tempo stesso dovrebbe trovare pienamente attuazione in molte sue parti. Dobbiamo avere il coraggio di farlo. Sono questi i momenti importanti per cercare di fare quel lavoro di sinergia tra l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e quindi tutto il Consiglio regionale della Toscana e i presidenti dei consigli comunali. Dobbiamo lavorare proprio per fare questo, per far sì che sia sempre più valido ed efficace il lavoro di squadra tra enti. Presente anche la presidente di ANCI Toscana e sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni. ANCI sta lavorando moltissimo, anche con la presidenza del Consiglio regionale, lo sta facendo cercando anche di offrire formazione, ma io credo che oggi sia stato molto interessante il dibattito che si è aperto proprio sulla qualità della democrazia e su questo io credo che abbiamo molto da lavorare, ma ho sentito voci assolutamente bipartisan di volontà nel lavorare ed andare nella direzione appunto di una grande capacità di arricchire questa interfaccia con i cittadini. Ripensare il sistema sociosanitario per migliorare la salute dei cittadini, un progetto di innovazione da attuare attraverso la collaborazione aperta tra pubblico e privato, istituzioni e cittadini. Questo è il tema al centro del convegno Comunità in Salute, svoltosi all'Auditorium Giovanni Spadolini di Palazzo del Pegaso. A presentare il progetto il presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Enrico Sostegni, Enrico Desideri, esperto del Ministero della Salute in gestione, programmazione e organizzazione. Il direttore Sanità, Welfare e Coesione della Regione Toscana, Federico Gelli. Questo convegno affronta forse il tema più importante che noi abbiamo di fronte anche nel futuro come sistema sociosanitario, e cioè quello di avere una capacità reale di affrontare il tema della salute non solo sui libri o declinato, ma proprio come politiche che incidano sugli stili di vita, sulle qualità ambientali, su tutti i determinanti di salute che poi incidono su come noi stiamo e quanto può essere in salute e lunga la nostra vita. Ormai la discussione è troppo concentrata sui temi sanitari, ci occupiamo degli ospedali, ci occupiamo del momento della acuzie, ma quello deve, se vogliamo che continui a funzionare, deve essere anticipato da politiche per la salute vere e strutturate. Oggi abbiamo fatto il punto delle tante importanti iniziative che siamo in fase di realizzazione in Regione Toscana. A partire la messa a terra del DM77 con le nuove case della comunità,
con gli ospedali di comunità e con le centrali operative territoriali che a giugno sono diventate pienamente operative. Ma queste novità non possono che risentire in senso positivo anche degli importanti interventi infrastrutturali. Avremo un unico sistema informatico, una sanità digitale unica per tutto il territorio toscano e avremo una cartella clinica unica in tutti gli ospedali della Toscana. Sono grandi scommesse che ci permetteranno di riorganizzare in maniera radicale il nostro servizio sanitario regionale per evitare le liste d'attesa e per evitare i pronto soccorsi sovraffollati come purtroppo vediamo quotidianamente. La Toscana ha il buon nome di una regione che ha sempre posto attenzione alla salute dei cittadini sotto il profilo sanitario ma anche sociale. Oggi sta soffrendo come tutte le regioni, purtroppo come tutta Europa, insomma, di complessità che devono essere affrontate. Oggi questi temi sono stati affrontati sostenendo anche un modello organizzativo che si è già dimostrato efficace, che si basa proprio sul concetto di equità di accesso, di scelta di equità di accesso che produce come effetto scherzo collaterale la sostenibilità del sistema. Curare tutti attraverso un modello organizzativo di rete che strutturalmente raccordi i professionisti che lavorano sul territorio, cosiddette cure primarie, con quelli che lavorano nell'ospedale. Ma questa rete strutturata deve essere nominativamente identificata, se no il paziente rimpalla da uno specialista all'altro, da una tacca, da una risonanza magnetica, aumentano i tempi di attesa, i costi e soprattutto il paziente non si sente assunto in cura. Il calcio e l'Italia raccontati attraverso i portieri della nazionale. Pali azzurri, questo il titolo del libro di Pierluigi La Rotonda presentato a Palazzo del Pegaso, un almanacco illustrato dedicato alla storia di tutti gli estremi difensori che hanno vestito la maglia della nazionale. All'incontro hanno preso parte il presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo, il vicepresidente Marco Casucci, il consigliere Giovanni Galli, già portiere della nazionale e l'autore del volume. Un libro che racconta la storia di tutti i portieri della nostra nazionale, un modo anche per ringraziare un nostro collega Giovanni Galli, campione del mondo, un grande portiere della Fiorentina, del Milan, del Napoli, uno di quei portieri che ha cambiato il modo di essere portiere. Il portiere è uno di quei giocatori che ha più responsabilità perché spesso si ritrova per tutta la partita a non vedere un pallone ma poi a dover fare una grande parata. E allora serve testa, serve cuore, serve esplosività. Portieri molto differenti, raccontati da Pierluigi La Rotonda con grande acume. Sono particolarmente contento che il Consiglio regionale della Toscana si leghi ancora una volta allo sport anche dal punto di vista delle pubblicazioni degli eventi. Non ci dimentichiamo che quest'anno Paolo Rossi è stato ricordato tra i grandi toscani. Oggi siamo qui a presentare un libro, Pali Azzurri, che è stato scritto magistralmente dall'autore e che narra una storia che è fatta non soltanto di sport, non soltanto di calcio, ma anche di profonda umanità. La Rotonda fa seguire i propri scritti da degli schizzi di Cefolat. Gli schizzi che veramente sono molto simili anche al modo di scrivere dell'autore. Del resto il ruolo del portiere è uno dei ruoli più iconici, più romantici che esistono e che ha dato lo spunto anche a poesie importanti della letteratura italiana come Gol di Umberto Saba. Noi siamo qui a cercare di aprire il palazzo il più possibile al mondo esterno e anche ad aspetti fondamentali come quello dello sport. Tanto volevo ringraziare l'autore perché insomma comunque mi ha inserito e mi ha dato una descrizione nella quale mi rivedo molto.
Lo ringrazio anche perché comunque è una raccolta significativa, importante. Vestire la maglia della nazionale è sempre qualcosa di particolare. Io ho avuto la fortuna di indossarla in una competizione che magari non è andata benissimo perché era il mondiale dell'86, però l'orgoglio di essere stato in campo e sentire l'inno della nazionale italiana e sapere di rappresentare un paese in quel momento, quello non me lo toglierà mai nessuno. Poi dopo le prestazioni, le partite, le vittorie, le sconfitte, ma l'orgoglio di vestire la maglia della nazionale e rappresentare la tua nazionale a un campionato del mondo, quello è veramente qualcosa di particolare. È un libro che ripercorre la storia di tutti i portieri della nazionale, dal 1910, dalla prima partita degli azzurri, fino agli ultimi portieri della storia azzurra. E sono dei portieri che hanno dato lustro all'Italia per quanto riguarda lo sport, però c'è da dire che ci sono veramente dei portieri originali. Quindi il portiere non è soltanto un ruolo del calcio, ma è soprattutto un ruolo di vita. E poi c'è da dire anche un'altra cosa importante, che è quello del portiere è anche un ruolo di solitudine, perché durante la partita spesso è davvero solo, quindi incombe su di lui la responsabilità di un risultato. E c'è da dire che, avendo studiato molto su questi portieri, il grande portiere della Fiorentina, Costagliola, definì Giovanni Galli il portiere del futuro. Effettivamente ebbe ragione, perché poi Giovanni Galli è stato un grande portiere non soltanto della nazionale della Fiorentina, ma ricordiamo anche del Milan di Sacchi, un motivo per cui Sacchi lo volle nel suo Milan con quel grande gioco a zona dà ancora ragione a Costagliola, che aveva visto all'epoca appunto il portiere con diciamo caratteristiche che andavano oltre. Il calendario del tradizionale corteo storico di Pontassieve, finalizzato a progetti di beneficenza, devolverà quest'anno il ricavato delle offerte alla Onlus di Caterina Bellandi, più conosciuta come Zia Caterina Taxi Milano 25. Zia Caterina, da anni, con la sua allegria e il suo taxi colorato e pieno di meraviglie, dona serenità ai bambini malati e le loro famiglie. La tassista più amata da grandi e piccoli era presente alla conferenza stampa di presentazione del calendario di Zia Caterina, introdotta dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo. Questo calendario ha la funzione di sostenere, di valorizzare l'impegno e Zia Caterina, che è un angelo per tutti noi, mette a disposizione delle nostre comunità. In quel saper tendere la mano, in quel saper guardare negli occhi, in quel saper accompagnare bambine e bambini, famiglie che soffrono, ci sta davvero il servizio più grande che si può donare ad una comunità. Spesso la politica non è all'altezza di quello che Zia Caterina fa, e quindi voglio dirle pubblicamente grazie. Ci ho messo la faccia per quello che potevo, perché penso che un'iniziativa come questa debba avere il sostegno di tutte le istituzioni. Quindi a lei, al corteo storico di Pontassieve, grazie, perché è un'altra giornata bella per la nostra regione. Intanto non è, sì, sono Zia Caterina, è vero, però non è vero che guidavo io. Avevo un infortunio alla spalla, non potevo lavorare né guidare, quindi io devo ringraziare tutti questi straordinari figuranti e personaggi che, con un caldo che si abbaiava, è vero, venivano a prendermi e riportavano, perché io non potevo guidare. Quindi per me è stata salvezza, è salvezza unirsi nelle nostre piccole fragilità. Sono veramente contenta anche di questa malattia difficile, che anche se non respiro, forse dico meno sciocchezze. L'idea nasce dall'amore: quando ti vedono in difficoltà, chi ti vuole bene ti viene incontro. Non puoi guidare, si fa qualcosa di bello insieme. Ora il tempo in quel momento sarebbe stato sprecato a casa. E allora mi portavano su dei luoghi meravigliosi, con delle persone straordinarie, che mi hanno aperto un mondo che adesso un pochino mi appartiene. Presente all'evento il sindaco di Pontassieve, Carlo Boni,
e il presidente del corteo storico Alessandro Sarti. Una bellissima iniziativa targata ancora una volta corteo storico di Pontassieve, grazie al presidente Alessandro Sarti, grazie a tutti i figuranti, un calendario che ogni anno porta oltre bellissime foto del territorio, porta anche tanta beneficenza. Quest'anno è stato legato a quello che fa Zia Caterina, a un lavoro veramente importante, veramente davvero che ci piace tanto, perché comunque dà la possibilità a tante persone curarsi e farlo in una maniera di accoglienza, di venire in Toscana e sentirsi in qualche maniera a casa. Ecco, quindi siamo contentissimi di dare questo contributo, siamo come Comune di Pontassieve, abbiamo fin da subito sposato il progetto di Alessandro e davvero io non posso che ringraziare chi ogni giorno con la propria attività, con il proprio volontariato, poi porta a casa anche dei risultati da un punto di vista di beneficenza. Vestiamo questi vestiti per raccontare la nostra storia, la storia del Comune di Pontassieve che ci rappresenta. Vestiamo questi vestiti anche per adoperarci per dare opportunità di solidarietà, non soltanto la nostra cultura ma anche la beneficenza. In questo caso da più di 10 anni il nostro corteo realizza un calendario che il ricavato delle vendite a offerta libera vengono donate a delle associazioni. In questo caso quest'anno è Zia Caterina con il suo taxi Milano 25 che ci ha condotto in lungo e in largo per questa bellissima città e per le nostre città limitrofe, Rufina, Pontassieve, Pelago e Bagnarripoli, per scattare degli scatti straordinari di Palmiro Stanzucci. I figuranti ovviamente vestono gli abiti per raccontare la nostra storia, hanno fatto da cornice i tanti sponsor, le tante persone che si sono adoperate per dare un contributo perché tutto questo potesse accadere, sono qui con noi oggi, alle quali va il mio ringraziamento, a loro, ai tanti cittadini che ci vedevano scattare vestiti di foggia un po' strano, sorridendo e scattandoci un selfie per divertirsi. Portate il nostro calendario nelle vostre case, il calendario di Zia Caterina, seguiteci sui social e fate sì che ognuno di noi possa divertirsi e cerchiamo di dare un sorriso a chi non ce l'ha più.